quando sei tu macini. L'associazione Pro Loco Sant'Arcangelo de Casu. Guardi, c'ho 20 anziani che siamo italiani. Una cortesia vorrei. Sono lieti di darvi il benvenuto nella nostra piccola comunità. E le relazioni pacifiche. Inoltre, la cultura è un importante strumento per promuovere l'immagine del proprio territorio nel mondo. Per le tavole di San Giuseppe, per questo Radio Doppio Zero che adesso vediamo nel monitor qua nel videoproiettore, si vede appunto Radio Doppio Zero, sempre fatto apposta. Fantastico. Fantastico proprio. E quindi ringraziamo sempre Music Empire, agenzia eventi che collabora anche con Radio Doppio Zero. Caro Sergio, adesso stiamo facendo una video intervista. Ah, che cosa vuoi di più? Niente, però volevo solo questo, poi posso anche andare via. Puoi andare anche via. Va bene, allora. Spendiamo due parole rispetto all'evento di giugno, visto che. Sì, sì, lo spendiamo. Di questo stavo parlando. Rifammi la domanda. Scusa. Allora, ti rifaccio la domanda e ti dico effettivamente: dal 1 al 4 giugno, che cosa succede a Orto? Che si parla di enogastronomia. Egno senza la G. Enogastronomia, scusate. Scusate, va bene. Si parlerà di una seconda edizione, si farà una seconda edizione, un evento di enogastronomia sulle strade principali di Otranto, dal lungomare alla terrazza del castello, in cui le aziende produttrici di prodotti tipici si incontrano per far degustare e vendere i propri prodotti anche in luoghi eccezionali come la terrazza del castello aragonese di Otranto, dove troveremo esclusivamente il vino delle cantine più rinomate del Salento e di Puglia, ma anche i dolci, quindi anche queste aziende che fanno delle cose eccellenti. E un'altra cosa interessante sulla terrazza del castello, e solo lì ci sarà uno show cooking dello chef 3 stelle Michelin Ivan Tronci, che avremo il piacere di ospitare. Che salutiamo. Inizierà il tutto con un convegno in cui stiamo cercando di fare il possibile per avere con noi l'ospite Albano Carrisi, che verrà a Otranto, ci auguriamo, e poi altre cose interessanti, tra cui 5 postazioni live in tutto il territorio otrantino che ospiterà questa manifestazione. Perfetto, noi ti ringraziamo. Nel fuori onda stavamo pure prendendo un piccolo accordino per Radio Doppio Zero, sì, per cercare di fare la live web di Radio Doppio Zero, ci deve essere. Va bene, perfetto, grazie. Espressione di vita, la primavera.
colore, l'autunno e la sua malinconia, l'inverno e l'intimità del cuore. Ti amo, mia terra, che ti stendi nel mare e ti lasci bruciare dal sole, o baciare dall'onda affluente, o tormentare dal vento, mentre sonnecchi tra gli ulivi e la cicala canta l'eterna ninna nanna. A te io dedico il mio canto, mentre dal cuore sgorga un afflato d'amore. Queste tavole sono mense benedette che i devoti rivolgono al santo e nascono intorno al 1600, ma la prima traccia scritta è del 1647 sui verbali della curia arcivescovile. È una forma di devozione e di intercessione tramite il santo che si invita alla propria tavola, quella che viene allestita dai devoti. E quest'anno cambia sempre il tema principale, che lega anche le personalità e i personaggi che vanno a interpretare i santi. Noi ogni anno prendiamo spunto dall'anno dichiarato dal Santo Padre e dalla comunità europea. Quest'anno abbiamo scelto il tema delle Nazioni Unite sul turismo sostenibile. Gli scorsi anni abbiamo fatto alcuni temi molto attuali, quali la violenza sulle donne, e quindi operatori ed associazioni che si sono distinte sul territorio ovviamente in merito all'argomento. Santa Marta, signora Greco Michela. San Giovanni, signor Minerva Sandro. Dottoressa Pagano Valentina. San Zaccaria, professor dottor Botrugno Giuseppe. Condivisione in tutti noi, ricordandoci che ciò che si ha
va diviso e condiviso, avendo in mente la preghiera che caratterizza tutto il tempo della festa di questo uomo del silenzio, Giuseppe. Informiamo tutti coloro che ci hanno onorato della loro presenza che la grande tavola rimarrà allestita per tutta la notte, fino a domani ore 13, momento in cui saranno distribuiti le pietanze e i pani ai santi, come avverrà presso ognuna delle tavole dei devoti. L'Associazione Prologo Sant'Arcangelo de Casulis ringrazia tutti voi e vi invita a degustare i piatti tipici della tavola disponibili presso gli stand gastronomici siti in Largo Madonna del Rosario. Prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, un caloroso grazie al nostro parroco Reverendo Don Marco Gatto, all'amministrazione comunale di Giordignano, al dirigente scolastico e ai docenti delle scuole di Giordignano, alla protezione civile di Giordignano, al negozio Raffaele Irma per le composizioni e gli addobbi floreali della grande tavola, all'azienda Garden Center del signor Gino Romano per le piante ornamentali del parco, agli orefici Lansilao d'Aurelio, fratelli Tecci, Santo Alessandro per la vita. Un grazie ai soci della Proloco che ogni anno offrono la loro collaborazione. Un saluto all'Istituto Alberghiero di Otranto e ai suoi allievi e alle ragazze di Giordignano che hanno servito. Un grazie di cuore a coloro che ogni anno vengono ad onorare questa antica tradizione del nostro paese e a coloro che per la prima volta hanno potuto vivere i profumi e i sapori di un tempo. A tutti voi buona serata. Intanto buonasera a tutti e grazie a Radio Doppio Zero per avermi concesso questi radi minuti al microfono. Fare l'esegesi di San Giuseppe mi sembra una cosa un po' troppo ampia per la situazione. Certo. Io, se lei mi consente, penso più a San Giuseppe lavoratore, che, come posso dire, è anche il papà della nostra Costituzione, visto che la Costituzione è fondata sul lavoro, ed è anche un personaggio di altissimo spessore, perché era un falegname, perché è stato perseguitato, perché se n'è andato a spasso con questa donna meravigliosa e ha avuto a che fare con un figlio abbastanza scapestrato, per così dire. Invece dal punto di vista turistico, sicuramente qui siamo nel cuore del turismo di eccellenza, anche se questa parola è abbastanza abusata. Poi magari più avanti vi decaderò una piccola chicca. Va bene, e noi la ringraziamo noi in effetti per essere venuti ai nostri microfoni e la ringrazio anche a nome della popolazione, soprattutto della Proloco di Giordignano, che ha avuto anche quest'anno l'onore e la volontà di creare questo bellissimo evento che ormai è una tradizione riconosciuta e quest'anno effettivamente ha cercato di portare qualche novità in più. Dal punto di vista invece manifestazione di oggi, lei ha avuto modo comunque di vederla negli altri anni? Ma io ho avuto già un'esperienza di questo genere in un comune vicino che è Minervino, sì, dove però ricoprivo il ruolo di San Tommaso, non ricordo male. E il punto comune di queste manifestazioni è l'aspetto, la dimensione popolare, che vi prego di non perdere, certo, ma anche una radice storica di fondamentale importanza. Io vi suggerisco di conservare con gelosamente la parola tria, cioè la massa, quella pasta votiva che viene fatta in queste giornate, perché la sua radice storica è assolutamente straordinaria. Avremo occasione un giorno di parlarne. Grazie, noi la ringraziamo, ringraziamo il professore De Luca Pino che sarà a San Giuseppe quest'oggi, me l'hanno chiamato che deve salire sul palco, quindi lo ringraziamo per essere stato qui con noi direttamente ai microfoni di Radio Doppio Zero e tra qualche minuto avremo la felicità di vedere effettivamente inaugurare questa bellissima tavola. La ringraziamo ancora, benvenuto. Grazie a voi, buonasera a tutti e buon divertimento a Radio Doppio Zero. Grazie mille.
grazie a lei. Rimanete sintonizzati sulla nostra web radio e soprattutto rimanete sintonizzati anche per vedere le immagini live di questa produzione di Radio Doppio Zero in collaborazione con Radio Planet FM. Quest'oggi siamo in diretta sul 98.9 e grazie alla Monsellato Project per le immagini video di questa giornata. Siamo a Giordigliano, il giardino megalitico più grande d'Europa, durante le tavole di San Giuseppe. E come potete vedere dietro a me ci sono tantissimi, diciamo, pellegrini che comunque vengono a laminare queste bellissime, diciamo, tavole, che comunque sono visitabili quasi ogni anno, come, diciamo, come cita poi la tradizione. Ora andiamo a fare un giro per le tavole, per vedere veramente il significato e come nascono le tavole di San Giuseppe. Dei voti più stretti che appunto esistono queste tavole, diciamo, di San Giuseppe tramite, diciamo, le loro case. È una devozione a San Giuseppe, che ognuna offre a San Giuseppe, diciamo, gli atti, diciamo, tipici del territorio, che sono i lamponi, le patate, il pesce, principalmente i vermicelli, chiamati vermicelli. Dai, dai.